Attenzione! Il seguente contenuto è il prodotto di una mente storta che non ha la più pallida idea di come si faccia della comicità seria e matura. Pertanto, vi si può trovare un largo uso di volgarità, con molti riferimenti a sesso, escrementi, scorrettezza politica, insolenza gratuita nei confronti dell'ascoltatore, tua sorella e il cormorano Palmiro. Non accettate i falsi. Esigete sempre e solo audio cazzate originali by Fantastomondico. Il Fantastomondico presenta La guarigione di Ivan Ilitch. Al Palazzo di Giustizia, in una pausa dall'udienza per il processo Melvinsky, i giudici Shebiek, Vassiljevic e Petrovic si erano riuniti nel gabinetto per fumare uno spinello e scambiare due chiacchiere. Il discorso non tardò a cascare sul solito nome che in quei giorni veniva sempre ripetuto nei racconti di gabinetto: Praskovia Fyodorovna Golovina. Ovunque si chiacchierava delle sue rocambolesche avventure erotiche alle spalle del marito, e quasi ciascuno aveva avuto di che raccontare in proposito una volta a settimana, in quello come in altre latrine, contribuendo ad accrescere la leggenda dell'appetito sessuale insaziabile della moglie di Ivan Ilitch Golovin, consigliere di corte d'appello. Che passione, che trombate sensazionali! Esclamò Fyodor Vassilievich, espirando la marijuana con soddisfazione e concludendo il racconto di quella volta in cui Ivan Ilitch era andato alla convention in Crimea. Non bisogna mai andare in Crimea, bubbolò grave il panciuto Liegorovic, prendendo fra due dita lo spinello per fare solo un tiro e poi passarlo a Petrovic. Anche le storie sulle avventure del consigliere alle spalle della moglie non erano poche o ai danni della dignità di entrambi. Raccontatissimo, ad esempio, fu sempre un episodio che si riempiva di nuovi particolari ogni volta che veniva raccontato, in cui Ivan, una notte tarda, tornava a casa ubriaco da fare schifo, sbattendo con la slitta a destra e a sinistra per tutto il viale, ribaltando cassonetti e colpendo alberi e aiuole, e poi veniva pizzicato dalla madama mentre tentava di comprare dell'eroina da una signora anziana che aveva scambiato per un senza tetto. In alcune versioni della storia, a questo punto le guardie se lo bevevano e lui passava una notte in cella dando nome falso. Poi si rivelava a un certo momento del mattino seguente come giudice istruttore e veniva liberato in silenzio con mille scuse, onde evitare di causare scandalo o di meritare le conseguenze di un suo sfogo d'ira. Fu subito dopo che Yegorovich ebbe parlato che, spalancando e sbattendo la porta, fece il suo ingresso Piotr Ivanovich. Signori! Disse. Ivan Ilitch è guarito! Ivanovich porse un giornale. Fyodor Vassiljevich lo arraffò e lesse ad alta voce. Ivan Ilitch è guarito, bla 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 bla. Lo annuncia lui stesso mostrando il deretro a chi gli vuole male, bla bla. È pazzesco. Ma si sa altro? Sì, ragazzi, una faccenda assurda, ma del tutto nello stile di Golovin. Alla fine tutto il problema era... Piotr Ivanovich tossicchiò incerto. Beh, avrete fatto da poco colazione, non vorrei mai... Ok, ok. Si intromise Shebek. Semplifica l'immagine, magari capiremo. Beh, un tappo! Ecco, avete presente? Pam, fuori, pom! Piotr Ivanovich fece un gesto eloquente a pugno chiuso che probabilmente alcuni lettori fantasiosi hanno già capito cosa significasse, mentre gli altri dovranno aspettare la fine del racconto. Ci ha mandato in pronto soccorso il genero, mentre la moglie e i figli sono ancora sotto shock. Beh? Ghignò il giudice Petrovic, che davvero infame si era appena finito da solo tutta la canna. Che ci stiamo ancora a fare qua? Andiamo a vedere a farci due risate alla faccia di chi si aspettava di fregarsi il posto del vecchio Vania e tutti quegli altri avvoltoi. E a salutare la non più futura vedova.
schiocciò Yegorovich. «Sì, ma ragazzi, il processo?» chiese Piotr Ivanovich facendo finta di preoccuparsi. Poi rise e fu il primo a prendere la porta. Ancora sghignazzante, il gruppetto ebbe presto raggiunto l'indirizzo del consigliere Golovin. Un gran fracasso proveniva dalla casa e i giudici non seppero aspettare. Si lanciarono fuori dalla carrozza, travolgendo il povero vetturino infreddolito che, tremolante, si era avvicinato allo sportello per aprirlo e finì di sedere nella neve sporca della strada. Già nel breve vialetto che dal cancello portava all'ingresso della casa, piccoli assembramenti di uomini, donne e bambini in nero emettevano versi di natura contrastante. Chi rideva, cantava, scherzava, chi piangeva, si disperava, urlava. Ignorando quei fantasmi derelitti, il gruppetto infilò l'uscio con l'incedere violento e vorace di una squadra di incursori all'assedio di un forte. Come nel patio, sciatti teatrini di umana miseria erano per tutta la casa. Per le scale che portavano alla stanza di Ivan Ilich, i quattro giudici incontrarono un loro collega, Schwartz, e nell'incrociare i loro sguardi da lupi famelici con il suo, solenne e freddo come quello di uno squalo, si fermarono per la prima volta. Piotr Ivanovich gli si avvicinò nell'atteggiamento di chi è pronto ad ascoltare una confessione cruciale, come fosse stato suo compito rappresentare anche i suoi compagni, la delegazione del Palazzo di Giustizia venuta per accertarsi della verità sconvolgente. «Gli è andata bene», sibilò Schwartz. «A noi ora, boh», accennò con il corpo a volersene andare. I giudici si scostarono, lasciandolo scendere le scale, seguendolo con lo sguardo come degli sciacalli cui un altro sciacallo avesse detto «Non c'è trippa per gatti, figuriamoci per sciacalli». Ripresero dunque la salita. Piotr Ivanovich sempre in testa. Man mano che si avvicinavano alla camera da letto, un leggero odore di cadavere in decomposizione raggiunse i loro nasi e Ivanovich quasi si chiese cosa non gli tornasse se magari non avesse scambiato un altro Ivan Ilich Golovin per il suo Ivan Ilich Golovin. Poi il giudice ricordò che quel tanfo di putredine era il normale odore del vecchio Ivan Ilich Golovin. Dopo la puzza, quando i giudici erano ormai prossimi all'ingresso della stanza, dal brusio che ne proveniva si levò un canto rauco e stonato, accompagnato da pesanti tonfi battuti sulle tavole del pavimento. La la la, tra la la, sì, Sara, tu sì che sei una bella Bernardona. Finalmente i nostri si affacciarono sul locale, le teste una sopra l'altra, come dei barbuti qui qua qua in procinto di combinare una marachella. Ed eccolo lì. Certo, era più magro rispetto all'ultima volta in cui ciascuno di loro l'aveva visto, ma Ivan Ilich Golovin era vitale e allegro. Ogni tanto fermava il suo ballo per strombazzare il naso di un parente o di un amico, gettare un soprammobile da una finestra chiusa, fare a brandelli un cuscino di piume le quali spargeva in aria come un marmocchio dispettoso, per abbracciare il suo nuovo migliore amico, il servo Gerasim, che forse in quella stanza era l'unico a ridere con lui. La moglie, Praskovia Fyodorovna Golovina, vestita di nero ma con il retino del viso alzato a dimostrare tutto il suo rancore velenoso, si allontanò dal capezzale del letto dove era rimasta fino a quel momento di pietra. «Maledetto!» sembrò a Piotr Ivanovich di sentirle dire mentre gli passava accanto, uscendo dalla camera. «Alle merde va sempre di lusso!» A questa aggiunta, il giudice seppe di aver sentito bene, anche perché lei gli prese la mano e... «So che mi capite!» si fece un segno di croce. «Quando ne avrete abbastanza della...
Fortunata Kreutzer, venite di sotto, vi devo parlare. Mannaggia! Piotr Ivanovich non volle aspettare per seguire la morbida ninfomane e lei lo condusse ad un salotto dove vicino a un tavolino sorgevano due puff sgangherati. Lei fece per sedersi, ma avendo preso male la mira finì con le chiappone a terra. Così Piotr si allungò per aiutarla a rialzarsi, ma le mani sudaticce di Praskovia Fyodorovna scivolarono contro le sue nel tentativo di presa. E la cicciona cadde ancora indietro in una figura ridicola, dondolando sulla schiena e mulinando gli arti in aria come un cimice rovesciato. Ivanovich allora stese sulle proprie mani due tovaglioli fortuitamente a disposizione sulla tavola e stavolta l'aggancio riuscì, ma il peso e il dimenarsi frenetico di lei gli fecero perdere l'equilibrio e lui le cadde addosso. Ci vollero un paio di minuti buoni prima che il groviglio grottesco si sciogliesse, ma alla fine i due riuscirono a separarsi e ad alzarsi. Stavolta Piotr Ivanovich diede a Praskovia Fyodorovna una mano a centrare il puff, quindi sedette a sua volta. Le molle del suo puff cedettero e una gli si infilò in una coscia. Già troppo stanco per lottare ancora, Piotr si sforzò di non reagire al dolore lancinante. Si morse le labbra, tremò un poco, sentì di iniziare anche a sudare e il principio di un capogiro fece cucù nel suo cervellino confuso e avido. Infine riuscì a porsi in ascolto. Praskovia Fyodorovna inspirò lentamente dalle narici come a cercare di calmarsi, poi aprì la bocca per parlare, ma in quel momento entrò nel salotto il servo Gerasim. «Signora, cosa devo comunicare all'agenzia di pompe funebri? Sono qua fuori. Dicono che non se ne andranno se non sarà pagato il loro conto.» «Eccola là! Aspetteranno! Che vuoi che ti dica?» sospirò la donna, poi rivolgendosi a Ivanovich. «È di questo che volevo parlarvi, giudice.» Praskovia Fyodorovna ebbe un fremito di eccitazione nel dire il titolo di Piotr Ivanovich. Si morse le labbra e continuò: «Negli ultimi giorni Vania soffriva tantissimo, sapete? Pareva che dovesse stirare da un momento all'altro. Da giorni urlava come una bertuccia. E poi questa mattina improvvisamente è rinato. Non voglio dire in quali modalità perché, guardate, beh, insomma, stamani urlava ancora, ma saltando sul letto e ballando, come l'avete visto.» I colpi e il canto rauco di Ivan Ilich venivano ancora forti dal piano di sopra. «Il bastardo.» «Ah, beh, sì.» Farfugliò Piotr Ivanovich in stato confusionale crescente. «Oh, io mi sono informata, sapete, giudice. Erano mesi che me la studiavo. Sapevo bene quanti soldi avrei potuto spillare dopo che mio marito avrebbe tirato le cuoia, ma proprio al centesimo, sapete, giudice.» «No, ma va?» «Ci mancherebbe, eh sì.» La matta tamburellò le mani sulle ginocchia, sbuffò, si guardò intorno. «Beh!» guaì il povero Ivanovich. «Allora, cara, che dovevate dirmi?» «Ma no, nulla, sapete, è che di questi tempi, le spese, insomma, i soldi non bastano mai, ecco.» «Accidenti. Mi dispiace, ma io cosa dovrei farci?» «Ma non so, voi che siete un uomo di mondo, che avete tante conoscenze, magari.» Praskovia Fyodorovna sfoggiò il suo migliore sguardo da triglia, preparando la silurata che lanciò in un soffio sottovoce. «Io vorrei assumere due sicari per ammazzare mio marito. Può
potete aiutarmi? Il giudice Piotr Ivanovic dimenticò per qualche istante il dolore alla gamba. Il ronzio che aveva in testa si fece lontano mentre il suo cervello si produceva in uno sforzo immane per tentare di processare quella richiesta imbecille. Quando vi riuscì, l'azione conseguente fu automatica. Assunse d'improvviso un'aria totalmente inespressiva, quindi si alzò, affatto avvertendo dolore mentre la molla di poc'anzi si sfilava dalla sua gamba e da questa si liberava un rivoletto di sangue. Senza dir nulla, il giudice prese l'uscio e poi la porta d'ingresso con movenze da automa, vagamente claudicando. Oltre la soglia incrociò un giovane straccione con un'alta cresta di capelli verdi che conosceva per essere Vasya, il figlio debosciato di Ivan Ilich. Questi gli chiese se avesse avuto un accendino, ma Piotr Ivanovic non diede segno di averlo udito. Raggiunse la strada, fermò una carrozza. Attendete un istante, disse al vetturino. Con l'espressione vuota dei suoi occhi rimasta invariata, tornò verso il giovane punk e gli menò un ceffone violentissimo che lo fece cadere a terra, stordito. Infine prese la carrozza e ordinò al conducente di riportarlo al Palazzo di Giustizia. La storia della vita di Ivan Ilich è una storia parzialmente meh. Voglio dire, sicuramente è più interessante di altre, ma molto meno di altre ancora. Non temete, ora mi farò capire. Ivan Ilich Golovin fu un combinatore di marachelle esemplare, il modello perfetto da cui trarre ispirazione per raccontare il protagonista di una qualche commedia brillante. Allo stesso tempo era una fetecchia come tante, felice del nulla. Il suo percorso di vita fu identico a molti altri, banale, completo di tutte le pietre miliari del caso. Fu uno studente mediocre, che si diplomò e si laureò in maniera mediocre, ma nel tempo previsto, quindi si fece strada in un lavoro prestigioso, ma esercitato mediocremente. Mettiamo nel cesto pure il fatto che era un raccomandato di ferro, figlio e nipote di altri bighelloni buoni a nulla come lui. Divenne presto il giudice più giovane della provincia in cui esercitò primieramente, strapagato per starsene in panciolle a fare la ricotta. Ora comprendete meglio, ne sono certo, non stiamo raccontando la storia di un grande artista, di uno scienziato geniale, ma nemmeno parliamo di un qualunque gonzo, perché Ivan Ilich, nel suo essere minchione, riuscì in qualche modo ad eccellere. Anche nel cursus honorum da zero assoluto che abbiamo appena descritto, Ivan ebbe diverse avventure che suscitarono l'ilarità di molti salotti. Famoso, quasi un mito, il fatto che a 8 anni la sua fervida immaginazione avesse iniziato a suggerirgli l'urgenza di rinfrescare alcune vecchie tradizioni in senso creativo, ad esempio trasformando il dolcetto o scherzetto di Halloween in Lancia lo scherzetto, un bellissimo gioco basato sullo scrivere insulti su dei cartigli che poi legava a dei mattoni da gettare contro le finestre delle case. Alla recita di Natale dello stesso anno, si dice, il piccolo maiale praticò un buco nella veste da pastorello a livello inguinale e si fece tutto lo spettacolo col pistolino che sbucava di fuori e un sorriso proprio furbino che fece ridere tutti tranne gli altri bambini che dopo lo spettacolo lo trascinarono in un vicolo e gli spaccarono la faccia. Come non ricordare il periodo in cui, ai tempi del liceo, Ivan Ilich prese l'abitudine di portare in tasca un pennarello nero con cui faceva i cazzo-occhiali a tutte le icone che trovava, ovunque. Anche in questa occasione, quando finalmente fu beccato, si prese una dose di man rovesci, stavolta, dai professori e dal prete locale. Potrei andare avanti quasi all'infinito. Il numero di storie su Ivan come queste è piuttosto alto e ci fa capire come gli riuscì di guadagnarsi una eguale misura di odio e di simpatia da parte di coloro che lo conoscevano, proprio come abbiamo visto nel capitolo precedente,
Quando Ivan si ammalò, c'erano tante persone che speravano schiattasse, quante già soffrivano l'amaro boccone della sua mancanza, alcuni addirittura faticando a immaginare un mondo senza i racconti delle birbonate che combinava, degli scherzi che lui e la moglie giocavano l'uno all'altra. Praskovia Fyodorovna lo aveva sposato con gli occhi a forma di rublo da giovanissima e si era presto assicurata la pensione sfornando subito due bei marmocchi, Liza e Vasya. Non ci aveva messo gran tempo nella noia della provincia a rendersi più che una compagna un calcolo renale grosso come un ciottolo. Nemmeno dopo un anno di matrimonio già si era gonfiata come una bufala a non fare altro che guardare sitcom americane tutte uguali e ingozzarsi di cibo spazzatura. A periodi non si lavava e quando nacquero i due figli ne fece il bersaglio di tutto il suo continuo bisogno di compensazioni da zucca vuota. Si iscrisse a gruppi oscuri su Facebook dai titoli sinistri «Mamme pancine», «Bambini indaco», «Mamme pancine fiere dei loro bambini indaco», «Mamme pancine vegane fiere dei loro bambini indaco». Qualche volta si inventava per loro malattie esotiche inesistenti solo per darsi un tono da madre premurosa. Sia Liza che Vasya, quando divennero abbastanza grandi, scelsero la droga come silenziatore delle proprie turbe psichiche. E mentre per Liza fu solo un periodo, Vasya ci rimase completamente sotto, diventando un pancabestia attivista per i diritti animali, dall'aspetto sempre più simile a quello di uno scarafaggio, rispondente al nome di battaglia di Merdamorfosi. Il vecchio Vania comunque vide poco di tutto questo. A causa dei comportamenti di Praskovia Fyodorovna, divenne subito un padre e un marito nella giusta misura assente, quel che bastava per non distruggere la propria famiglia completamente e allo stesso tempo rimanere quasi sano di cervello. Grande bevitore ma non alcolizzato, giocatore assiduo ma mai davvero malato di gioco. Divenne anche molto bravo ad inventare storielle per coprire i suoi vizi. Quando diceva di dover viaggiare per lavoro, in realtà stava con qualche amico fidato al bordello di una città abbastanza lontana. Se diceva di avere un'importante riunione notturna, o era alla sala da gioco o era a bere. Inventò tante panzane così fantasiose che ci avrebbe potuto riempire un decamerone. Finché i figli non furono abbastanza cresciuti, allora smise di dare spiegazioni e prese ad andarsene dove e quando voleva e basta, con quel suo passo trascinato, pesante, che era la marcia solenne che ne annunciava le fughe, insieme al suo respiro pesante, alle mani che frugavano nello svuotatasche dell'ingresso, quel tintinnio nervoso di chiavi e infine il cigolio e lo sbattere della porta. Questa sinfonia di denaro e vizio incontrò finalmente un eccitante nuovo movimento quando le due zecche che Ivan e Praskovia chiamavano figli partirono per il collegio appena fattisi adolescenti e quasi contemporaneamente Ivan fu trasferito a Pietroburgo con la nomina di giudice istruttore. Fu una primavera di gioia e socialità in cui i coniugi Golovin non tardarono a diventare l'epicentro di tutto il peggior pettegolezzo della città in un duello in punta di fioretto di tradimenti e dispetti. A un certo punto, anche coloro che odiavano Ivan e che deprecavano il comportamento di Praskovia Fyodorovna iniziarono segretamente a provare un certo gusto quando questi ne combinavano una delle loro. Avevano qualcosa di nuovo ed eccitante di cui parlare, con cui riempire la vuotezza delle loro esistenze imbacchettate e noiose, con cui rendere un pochino più viva una conversazione tra una partita di whist, un tè, una cena e un ballo, spesso a casa degli stessi Golovin, che avevano inserito nella lista dei dispetti che giocavano ogni giorno l'una all'altra l'abitudine ad organizzare feste ruggenti, riempiendo la casa di invitati proprio nei giorni in cui sapevano che l'altro coniuge avrebbe gradito di meno.
era quando Ivan tornava dal Palazzo di Giustizia o Praskovia dal suo giro di compere che la musica e la luce si spegnevano. Ciascuno faceva silenzio e quando l'uno o l'altra varcava la soglia di casa, ecco una cascata di pernacchie e bicchieri svuotati sulla pelliccia, un'onda anomala di risa sguaiate, insulti, rumori di ogni ventrale sfumatura che tanto la povera vittima non avrebbe mai capito da chi provenissero esattamente. Anche sul lavoro, Ivan si divertiva a giocare scherzi che risultavano simpatici soltanto a lui e a qualche suo amico ugualmente testa di minchia. A volte, ad esempio, di fronte ad un imputato colpevole di un reatucolo da niente, che quasi c'era da chiedersi cosa ci facesse nella sua aula, se non dare un senso a questa narrazione imbecille, ecco, di fronte a questo malcapitato, appena giudicato poco meno che innocente, il nostro usava non mostrare alcuna espressione nel viso e si ritirava per lunghe ore, facendo aspettare trepidante tutta la corte, in un crescendo di tensione. Se i suoi amici erano disponibili, li mandava a fare capolino in aula, con espressioni gravi, scuotendo la testa o borbottando fra loro un lieve rabarbaro dai toni lugubri. Quando infine Ivan tornava in aula, pronunciava una sentenza terribile. Per una cartaccia gettata in strada l'ergastolo, per una sosta in doppia fila il capestro. Quindi si gustava la scena del povero malcapitato preso dalle guardie e trascinato urlante fino alla grande porta dell'aula, momento in cui Ivan li fermava, scoppiava a ridere, dichiarava il suo scherzo e mandava a casa il cristiano con una multarella. Altre volte, lui e i suoi amici giudici si presentavano l'uno nell'aula dell'altro e agivano come se fosse l'aula giusta, creando situazioni kafkiane ove l'imputato si ritrovava accusato di qualcosa che non aveva fatto. Solo dopo ore, a volte intere sedute di processo, il giudice sbagliato si andava a prendere un caffè e lasciava entrare il giudice giusto. Fu proprio durante questo gioioso periodo che si affacciò per la prima volta, o forse dovremmo dire che si presentò indesiderato come uno spigolo nello stinco mentre stai uscendo di fretta, quel male che portò tutti a credere che Ivan Ilyich Golovin fosse destinato ad andare al creatore anzitempo. La foga con cui intraprendeva le sue avventure, i suoi scherzi, uno dopo l'altro, faceva scordare sovente a Ivan Ilyich che almeno una volta al giorno a tutti tocca andare al bagno per fare quella grossa. Le poche volte in cui ci andava, poi, non si dava il tempo che tutti noi di sane abitudini ci prendiamo per farla tutta tutta, che so, magari leggendo il retro di una confezione di shampoo, un fumetto, un giornale, facendo le parole incrociate. Il giudice Golovin si liberava in tutta fretta, quel minimo indispensabile per sentirsi un poco più leggero, quindi altrettanto di fretta si tirava su i pantaloni, a volte anche senza pulirsi, e tornava a combinarne una delle sue. Fu così che un giorno cominciò a sentire una certa noia al basso ventre che piano piano si tramutò in una sensazione di gonfiore, di pesantezza, che man mano diventò la percezione come di avere un sasso molto duro incastrato fra le budella. Da bravo incosciente continuò ad ignorare tale fastidio anche quando fu diventato un dolore. Contro le sue previsioni, però, quel male si fece via via più acuto finché una mattina, quando fu il momento di alzarsi per andare a fare colazione, una fitta lancinante lo convinse a tornare a sedersi sul letto. Tentò ancora di alzarsi, ma niente, il sasso gli strizzò nuovamente le budella, rimandandolo al materasso. Ivan disse al servo Gerasim, che era venuto a svegliarlo come ogni mattina, di avvertire che non sarebbe andato al lavoro. E fu così anche il giorno successivo e quello dopo. Poi i giorni si tramutarono in settimane, le settimane in mesi. Il vaso da notte restava vuoto o, quando andava bene, si riempiva di un liquidino puzzolente di qualche minuscola pallina di capra.
Più piccole o assenti diventavano le feci, più grande cresceva il dolore e a nulla servivano i clisteri e lassativi che con pazienza e dolce pietà somministrava il fedele Gerassim. I tuoni di un meteorismo furioso furono le trombe dell'apocalisse di febbri e mali di testa lancinanti che colpirono in seguito Ivan, il quale iniziò anche a svegliarsi nella notte sempre più spesso, a volte urlando, in seguito a terribili incubi in cui vedeva di tutto: storie di nasi ambulanti che invadevano le sue notti bianche, in sogni di uomini ridicoli, umiliati e offesi, idioti, giocatori, povere genti, delitti e castighi, memorie del sottosuolo, maestri e margherite, episodi della passione di Cristo, grandi inquisitori. E Ivan Ilic si faceva via via più debole. Ormai poteva mangiare solo pappette che spesso in una risata rauca e soffocata sputava in faccia al paziente Gerassim. Una risata, quella, che il servitore aveva imparato ad amare di profonda tenerezza e pietà per lo sventurato moribondo. Vania non aveva nemmeno più la forza di inveire, sentendo le risatine di familiari e amici che si mettevano con l'orecchio contro la porta della stanza ad ascoltare il suo concerto di flatulenze. Non augurava più di rompersi una gamba a quella stronza di Praskovia Fyodorovna quando veniva a carezzargli la testa, mormorando soave: «Vedrai che presto sarà tutto finito, ciccino mio. Sarà come addormentarsi». Ogni tanto Ivan si lasciava andare a qualche lungo monologo poeto-filosofoide sulla morte e Gerassim, paziente, rimaneva a fingere di ascoltarlo, annuendo con il capo canuto anche quando il sonno lo coglieva, la mano alla fronte in un preteso atteggiamento cogitabondo. «Oh, mio buon Gerassim!» Così delirava il giudice. «La vita fugge e non s'arresta un'ora, e la morte ven dietro a gran giornate. Or poserai per sempre, stanco mio cor. E tu dalle stanche ceneri sperdi ogni ria parola. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi». E così, tra una tastata di testicoli e l'altra, il caro Gerassim e il suo padrone videro il lento avvicinarsi e poi l'arrivo dell'ultimo giorno di quel male. Praskovia Fyodorovna, Vasya, Liza e il fidanzato tale Petrichev si erano seduti intorno al tetro giaciglio, all'improvviso interrompersi delle urla di dolore di Ivan, ormai ridotto ad una larva rantolante. Pregavano, pregavano, piangevano e pregavano che il maledetto scoreggione spirasse una volta per tutte. Allora il miracolo avvenne. Il cielo ascoltò le loro preghiere e decise che non meritavano di essere esaudite. Vasya prese la mano di suo padre e la baciò tante volte in un simulato gesto affettuoso che presto divenne più viscido che patetico. Quando ecco che Ivan sentì qualcos'altro oltre ai baci. Sentì che l'altra mano di Vasya, quella che non reggeva la sua, con due dita leggere e un ticce, tentava di sfilargli l'anello prezioso di famiglia, l'anello dal grande smeraldo passato di padre in figlio per infinite generazioni della famiglia Golovin. Ivan sollevò gli occhi e vide di fronte a sé gli spettri di tutti i suoi antenati che indicavano il punk, ma guardavano lui, Ivan, con aria grave. «Tu cerchi di derubarmi!» disse Ivan e ripeté: «Tu cerchi di derubarmi!» E lo ripeté ancora con voce più forte. «Tu cerchi di derubarmi, teppa maldestra, ma io sono immortale! Ah!» Accadde tutto in un momento. Ivan fece un sospiro, si rilassò completamente e dal suo ano un tappo di sterco si liberò alla velocità di un proiettile di fionda, al tuono di un super peto formidabile che bucò i calzoni del pigiama e si spalmò sulla faccia del genero Petrichev, che cadde svenuto. Allora
Dalla bocca di Ivan Ilic scaturì un rutto che sapeva di inferno, come non puzza neanche una strada nell'ora in cui si svuotano i pitali dalle finestre. Un odore tremendo si diffuse per la stanza e Vasia, Liza con il fidanzato in braccio, Praskovia Fyodorovna e Gerasim uscirono di corsa mentre le lenzuola si strappavano e i muri tremavano e la parete di fronte al letto si riempiva di schizzi di sciolta e sterco a tocchi di tutte le dimensioni. Ci volle più di qualche minuto ancora prima che quel pandemonio finisse, poi... Ah, è finita, disse fra sé Ivan Ilic Golovin. La morte non esiste più. Si sentiva bene come un bambino e si addormentò. La moglie e i due figli erano intanto usciti di casa, traumatizzati, per cercare un bar o una tavola calda in cui sedere e cercare di capacitarsi di quanto accaduto. Il buon Gerasim rientrò nella stanza del suo padrone, la pulì e quando ebbe finito lavò anche il suo padrone e lo cambiò, amorevole come una chioccia, mentre Ivan non smetteva di ronfare beato, emettendo qualche borbottio sonnacchioso qua e là e succhiandosi un pollice pacifico. Felice a sua volta, Gerasim attese qualche ora, poi portò nella stanza il pesante grammofono, un recente ritrovato della scienza sonora che la coppia Golovin aveva acquistato per le feste, e posò la puntina sul disco preferito di Vania, una polca dell'immenso Giovanni Strauss figlio. Svegliò il suo padrone che sorrise come un bimbo a Natale. «Non li avete buttati via?» disse Ivan. «Vero, buon Gerasim caro, quei biglietti per Sara Bernhardt?» «Oh, proprio no, signor giudice. Aspettavano la guarigione di Ivan Ilic.» «Oh, oh, oh, po, 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 la Bernardona! Arriva il tuo Ivan! Ah!» E i due cominciarono a ballare. «Il fantastomondico e il cardinale di Lorena, che perdette i suoi fratelli Francesco di Guisa e l'abate di Cluny, si sono permessi di presentare la guarigione di Ivan Ilic, testo di Un barbone cencioso di Dubrovnik, direzione di Un signore tedesco con i capelli bianchi, realizzato negli stabilimenti di Studitosse, Treviso, dicembre 2023. Hanno letto per noi Gianpietro Lorenzoni, Calabrio Iacobello, Boris Bogadir, Prosdocimo Franchi, Bianco Mortigliovini, Allegro Boncompagni, Confetto Grossi Tomi e Loredana Giustappunto.» «Il fantastomondico ti ringrazia per l'ascolto. A risentirci.»